Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Fabio Minicozzi che si è classificato terzo, diciamo, top 4, uscito in top 4 al torneo della finale della seconda stagione di Goat Community Italia. E vuoi raccontarci un po' com'è andato? Ciao ragazzi, allora, il torneo è andato bene, la Svizzera l'ho chiusa 4-0 senza sconfitte, la prima della top è stata determinante. Perso 2-1, avendo vinto anche il primo game, e purtroppo è stata tirata. È andata così. Adesso vi espongo un po' quello che ho giocato oggi e con il perché. Allora, voglio giocare Chaos Turbo, tenendo conto che immaginavo che nei primi 16 non c'erano troppi mazzi un po' particolari, quindi né Bard né Reasoning. Quindi ho cercato di giocare il mazzo più veloce possibile anche nei vari mirror match. In effetti non ci sono stati Barn, no, Reasoning neanche mazzi UTK. Immaginavo. Infatti ero deciso a giocare anche i Mind di Main, però è una carta che a me non piace troppo perché è veramente troppo casuale. Però con tanti turbo... ci poteva stare, però è una carta che veramente se l'avversario sa giocarci contro è un disastro. La giro. Sì. Allora, va bene. Questo è per quanto riguarda il flip. Sì. Il flip più mercante. L'unica cosa di diverso è un mercante e non gioco spia, non mi piace. Adesso c'è 3 Thunder. Serpente ovviamente. Una Tsukuyomi, basta e avanza. Tanto vedendo le carte velocemente. Tribe, Breaker, 2 Chaos Sorcerer, Sanga, Black Luster e Dark Magician of Chaos, che secondo me è una carta che se becchi solo Chaos o Control o mazzi meta è forte, perché lo mandi spesso al cimitero, a volte rimane il flip, hai la possibilità di calarlo anche normale, ed è, non dico come avere un secondo BLS, però quasi è una variabile che non ti aspetti, che permette di... Nonostante non giocassi spia, che la permette di, ti permette di evocare facilmente il Dimo. Sì, allora... più facilmente, diciamo. Diciamo che... è una combinazione che non ci credo molto, per quanto possa essere forte. Flippo spia, Voco Mock può succedere ogni tanto, però preferisco non giocare spia visto che non mi piace. E quindi, tanto alla fine tra Cheeky Break, Trump, Carità... Riesci a tenerti 2 mosse da tributare? Nel caso sì, posso calare anche Sorcio, rimuovere con un flip per terra. È una carta che mi piace, dà la possibilità di ribaltare alcune partite che magari sembrano perse. Classiche magie, due Abstract, Carità, di meno, due Nobili, Strappa, Tempesta, Tifone, Burial, ovviamente, Mock the Mock, e Monobook mi piace perché uno magari sei sotto life points, ti permette di andare a prenderlo di mago, di The Mock per il ring. Uno va bene, non amo troppo Book of Moon in turbo, però uno ci sta. È la situazione. Per quanto riguarda le trappole, sono 2 Legit Break, Torrenziale, Ring, 2 Giare, 2 Dashot e Call. Questo è per quanto riguarda il comparto trappola. Un turbo diverso dal solito, finalmente. Sì. Qualche variabile. Per quanto riguarda il side, ho detto eventualmente di mazzi alternativi c'è Warrior, quindi ho detto 3 Sakuretsu e Mirror e Spade Rivelatrici sicuramente, qualche normal per gli eventuali Mind e andare un pochino più aggressivo quando vai secondo, un piccolo compartimento Warrior. Questi contro, scusa? Allora, questi semplicemente quando vado per secondo contro eventuali, se vedo che gioco i Mind, soprattutto di Main, oggi ce ne sono stati, li mettevo. Vado magari a limitare qualche flip, mettere Pico, Blade, soprattutto quando vado secondo, Blade e spadaccine forti. Cioè, deve farci parino, deve farci magari esplosione, perde comunque una carta. E poi 2 capri, 2 meta, se eventualmente trovo mazzi con Royal, mi permette di
togliere qualche trappola e mettere qualche giocata diversa, magari insieme a Spagna. Mm-hmm. Quindi questo per quanto riguarda il mazzo. Va bene, ma non benissimo. Complimenti per il 4-0, per aver raggiunto la top 16 dei migliori giocatori di questa stagione. Complimenti ancora, se vuoi fare dei saluti, degli auguri. Allora, è stato come al solito un piacere e ormai tutti i tornei li abbiamo praticamente fatti, come se non era saltato. Iniziamo il prossimo, a maggio, dovrebbe essere il prossimo. E poi ci vediamo. Va bene, grazie Fabio, ciao. Grazie, ciao.